Prima di passare a trattare la parte tecnica di tutto questo discorso, vorrei condividere con te alcune riflessioni che ho fatto in questi ultimi giorni. Riflessioni che sono nate dopo aver visto un breve post che è stato condiviso su un social network e nel quale post si faceva l'elenco di tutti i comportamenti, chiamiamoli così, discutibili, che in passato aveva tenuto un noto personaggio politico italiano. Ora, che i fatti ascritti a questo personaggio siano tutti veri oppure no, non lo sappiamo e neanche mi interessa. Però, da tutto questo discorso, è nata in me l'idea, la convinzione, anzi, oserei dire, che da chi governa le sorti del mondo, chi ha in pugno le sorti del mondo, non ci si può aspettare niente, soprattutto dal mondo della politica, perché è inaffidabile e adesso vedremo perché. Per capire meglio questa cosa, dobbiamo usare la stessa tattica che usa un bravo poliziotto quando cerca di acciuffare un delinquente. Cioè, un bravo poliziotto o un bravo detective, cosa fa? Cerca di mettersi nei panni del delinquente, cercando di capirne i comportamenti per anticiparne le mosse e quindi poterlo acciuffare. Allora, in base a questo principio, se io fossi una forza del male, non mi lascerei sfuggire l'occasione di esercitare un controllo o un dominio sul mondo della politica, perché la politica ha un grande impatto sulle masse, la politica governa le masse. Quindi se io, forza del male, voglio che le cose nel mondo vadano in un certo modo, non faccio altro che esercitare un controllo, esercitare un'influenza sul mondo della politica affinché nel mondo si creino le situazioni e le condizioni tali da permettere che le cose vadano come voglio io. Quindi, in base a questo, io non escluderei che anche il mondo della politica sia sotto il controllo di queste forze della controevoluzione che stanno tentando di bloccare il progresso spirituale dell'uomo. Anzi, ne sono sicuro. Tempo fa qualcuno che ne sapeva molto più di me disse: li riconoscerete dai loro frutti. Beh, i frutti direi che sono sotto gli occhi di tutti, quindi non occorre essere delle aquile per inquadrare questi personaggi e capire da che parte stanno. Cioè, si stanno comportando con lo spirito del buon padre di famiglia che lavora per il benessere dei suoi cari e dei suoi figli, oppure no? Lascio a te giudicare. Si fa presto a dire, ma questi personaggi qui sono persone avide, vogliono accumulare ricchezze, agi, potere, autorità. Sì, per carità, ci sono anche questi, però attenzione, questo è anche quello che vogliono farci credere, perché è molto più probabile invece che queste persone eseguano semplicemente degli ordini, perché ci sono alcuni personaggi, e non soltanto nel mondo della politica, e sto parlando di tutto il mondo, attenzione, non soltanto dell'Italia. Ci sono alcuni personaggi che hanno di quei patrimoni immensi, hanno accumulato di quelle ricchezze che non se ne potranno mai neanche godere, ma neanche le loro future generazioni, tanto grandi sono i loro patrimoni. E allora, a che scopo continuare ad accumulare ricchezze? Cioè, a che scopo continuare a comportarsi in un certo modo per avere questi benefici? È chiaro che non lo fanno per continuare ad accumulare ricchezza. È molto più probabile che stiano semplicemente eseguendo degli ordini per fare andare le cose nel mondo in un certo modo anziché in un altro. Ovviamente guadagnandoci, perché non lo fanno mica gratis. Ho già detto che questi personaggi, questi collaboratori delle forze del male, ci guadagnano lautamente. Ecco, quindi le cose potrebbero stare anche in questi termini e io sono sicuro che stiano in questi termini. Però, naturalmente, non dobbiamo fare di tutte le erbe un fascio, perché io sono sicurissimo
che nel mondo ci sono tanti politici o personaggi eminenti che vorrebbero e potrebbero fare tante cose belle e buone per il mondo e per la società, ma non glielo lasciano fare, non li lasciano lavorare, perché questi organismi, come la politica per esempio, sono dominati da queste cupole delle forze della controevoluzione che vogliono che le cose vadano male, che l'uomo stia male, perché altrimenti gli sarebbe più facile progredire spiritualmente, cosa che loro non vogliono, come ho già detto e ripeto. Quindi, siccome sappiamo che ci sono tanti collaboratori, tanti personaggi che collaborano con queste forze, i vari dottor Faust, come li ho chiamati in precedenza, questi mettono il bastone fra le ruote a quelli che invece onestamente vorrebbero lavorare per il benessere del mondo. Quindi lasciami dire a questo punto che questi collaboratori sono peggiori delle stesse forze del male, perché le forze del male lavorano per la propria sopravvivenza, così come facciamo noi con gli animali e i vegetali. Noi li utilizziamo, li sfruttiamo non per cattiveria, ma perché ne abbiamo bisogno, perché ci servono per sopravvivere. E così fanno queste forze nei nostri confronti, nei confronti dell'umanità. Però chi fa queste cose, chi collabora con queste forze, sapendo che così facendo procurano del male e della sofferenza ai loro simili, sono peggiori delle stesse forze del male, perché nel mondo ci sono tantissimi modi per ottenere ciò che si desidera. Se uno sceglie un modo che faccia del male agli altri, non ha scuse, non ha attenuanti, è un criminale e come tale dovrebbe essere perseguito. Ma purtroppo sappiamo che questi personaggi riescono a farla franca anche nei confronti della giustizia degli uomini, ma non la faranno franca nei confronti di una giustizia superiore. E quando arriverà il loro momento, saranno costretti a bere il loro calice fino alla feccia, perché a nessuno è consentito sfuggire alla legge del contrappasso. Ciò che hai seminato, quello raccoglierai. Quindi ecco perché ho detto che di questi personaggi dobbiamo avere soltanto compassione, dovremmo pregare per loro affinché si ravvedano, affinché cambino atteggiamento, affinché passino sull'altra sponda e mettano la loro vita a servizio del bene, non del male, come stanno facendo adesso. Oltretutto, quello che fanno è fatica sprecata, perché, come ho già detto, nessuno può fermare, nessuno potrà impedire i grandi cambiamenti che sono previsti per l'uomo, cambiamenti che sono già cominciati oltretutto. Quindi tutte queste persone, questi collaboratori, questi dottor Faust, stanno sprecando il loro tempo e le loro energie e si stanno dannando l'anima per niente, perché stanno combattendo una guerra che è persa in partenza. Quindi non capisco perché lo facciano, perché continuino sapendo, e sono sicuro che lo sanno, qual è il destino a loro riservato. Quindi da tutto ciò, da tutto questo, ne deriva che da coloro che hanno in mano le sorti dell'umanità non ci possiamo aspettare niente. Non sono loro che possono cambiare la situazione e che possono salvare il mondo. Noi, singoli individui, lo possiamo fare. Noi possiamo salvare il mondo. E nei prossimi video vedremo come. Quindi ti aspetto. Intanto, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al nostro canale YouTube e clicca anche sulla campanellina, in modo da essere sempre informato su tutti i video che verranno pubblicati. E se questo video ti è piaciuto, dacci il tuo like e scrivici due parole di commento. Io nel frattempo ti ringrazio per avermi seguito e ti do appuntamento al prossimo video.